La rete firmata Cozzi nel finale di gara a Penne permette al Città di Teramo di affrontare con più serenità la sfida contro le Licese. Partenza niente male per i rossoverdi, reduci da una vittoria a due pareggi e una sconfitta, e che arrivano a Montorrio vogliosi di riscattare lo 0-3 interno con la Turris. Mister Pomante deve rinunciare ad Andreozzi, Pepe e Milozzi per problemi fisici, e all'attaccante lettone Nikita Kovalonox, espulso per eccesso di esultanza nei confronti della tifoseria pennese, ma può contare sul neacquisto Matteo Di Giacomo, classe 99, ex Pineto, che parte dalla panchina. Fischia Vincenzo De Santis di Avezzano, coadiuvato da Gianmarco Cocciolone e Alessio Aloisi dell'Aquila. Nelle fasi iniziali il tema tattico è chiaro, con il Teramo che guida il possesso e l'Elicese che prova a chiudere tutti gli spazi e colpire in ripartenza. Al decimo Antonelli scappa sulla sinistra e piazza al centro dell'area un pallone buono per la testa di Icramellà. Cappuccini controlla senza problemi. Gli ospiti rispondono al 22esimo quando Vitale raccoglie un cross dalla destra, ma non riesce ad indirizzare con precisione verso la porta. Al 32esimo azione personale di Ruggeri che libera il tiro, facile per le braccia di Bozzi. Sul finire di primo tempo, ghiotta occasione per i biancorossi. Censori dalla destra pesca Palumbo, tutto solo al centro dell'area, che però cestina così. Le riprese di mano il centurame ci portano ai secondi 45 minuti. Il Teramo impiega 13 minuti per rendersi pericoloso. Palumbo calcia potente dalla linea dei 16 metri, ma trova la pronta respinta di Cappuccini. I biancorossi spingono, Di Giacomo appena entrato propone un pallone velenosissimo per Icramellà, che non riesce nella deviazione sotto porta. Farindolini al 19esimo elude alla perfezione la marcatura, ma Cappuccini è miracoloso e salva ancora una volta i suoi. Un minuto dopo, episodio da Moviola, Farindolini lancia sputore, a tu per tu con Cappuccini, e deposita il pallone in rete, ma l'assistente numero 2, Alessio Aloisi dell'Aquila, alza la bandierina per segnalare l'offside. Da qui le proteste di calciatori e tifosi biancorossi. Sputore non si dà per vinto e alla mezz'ora va a pochi centimetri al vantaggio, con un tentativo morbido dalla distanza che sorvola la traversa. Teramo all'attacco, prova ancora a sbloccarla Palumbo. Cappuccini fermo, la sfera fa la barba al palo. Monumentale Cappuccini al 34esimo, prima sulla conclusione da posizione defilata di Ferraioli e poi sul tapin a botta sicura di Palumbo. Due minuti dopo però il Teramo trova il bandolo della matassa con Di Stefano che approfitta di un po' di confusione all'interno dell'area piccola e batte il fillì migliore in campo Cappuccini. Prima rete stagione per Matteo Di Stefano che va ad esultare sotto il settore adiacente alla tribuna centrale, contenente supporter teramani, anche oggi encomiabili dal primo al 90esimo. Il match di fatto si chiude qui, da segnalare l'occasione per il 2-0 sui piedi di Palumbo che in diagonale sfiora il palo. Termina 1-0, il Città di Teramo al terzo tentativo riesce a sfatare meritatamente il tabù Pigliacelli, onore però all'Elicese che ha disputato con tutte le sue forze e possibilità un incontro per lei storico. Sì, sì, è una vittoria importante, è una vittoria che fa bene, perché abbiamo vinto finalmente in casa, è stata sofferta, ci hanno annullato un gol irregolare, quindi questo non possiamo ometterlo. Ha fatto bene chi è entrato dopo, il mister diciamo, si è fatto trovare pronto anche in una situazione di emergenza, in quanto avevo a fianco a me quattro ragazzi di cui due si erano fatti male proprio prima, il giorno prima della partita, quindi diciamo con dei cambi ridotti, con il periodo che appunto è quello che è, diciamo, però siamo contenti perché vincere, come si dice, aiuta a vincere. Noi in questo momento abbiamo bisogno di vincere, quindi una vittoria che sicuramente farà morale, farà stare bene la squadra. Come dico sempre, non andiamo a guardare oltre, già pensiamo a domenica senza pensare a poi quello che sarà. Dobbiamo fare un passo alla volta, questo sicuro. Sì, due vittorie consecutive e niente, siamo contenti perché con un pubblico così non si può non vincere. Ci aspettiamo di fare bene anche domenica, questo sicuro, perché la squadra piano piano entrerà in condizione e i ragazzi si conoscono sempre di più. Di Giacomo oggi il mister già l'ha dovuto, per fortuna è stato tesserato in settimana, perché il mister già l'ha dovuto mettere in campo, quindi ci ha dimostrato che ha fatto bene, ce l'ha dimostrato sul campo, quindi è un ragazzo che secondo me darà il suo contributo come gli altri che fanno parte di questa rosa. Ripeto che hanno sposato il nostro progetto, quindi un buon ragazzo, sicuramente un bravo ragazzo, avrò modo di conoscerlo in settimana. Sì, ma noi facciamo sul serio dal primo giorno, non iniziamo oggi a fare sul serio, però sicuramente piano piano viene fuori il lavoro che il mister e il suo staff stanno facendo durante gli allenamenti e durante le settimane.
Ma guarda, di questo io non me ne sto occupando, il direttore sportivo è un delegato della nostra società, quindi tra virgolette gli abbiamo dato carta bianca su quello che va fatto, perché ripeto, Teramo è una piazza che si aspetta ed è anche giusto, perché ci sta dimostrando di sostenerci in tutte le partite, in tutti i campi, quindi è giusto ringraziare i tifosi con le vittorie e con una squadra che si sacrifichi anche nei momenti difficili, come oggi incontrare una squadra che gioca in 11 dietro la linea della palla, sicuramente è difficile sbloccarla e portarla a casa. C'era un'assenza di Nikita, un'assenza anche pesante perché la nostra prima punta, però ce l'abbiamo fatta lo stesso, quindi fa capire che piano piano questa vittoria può creare ancora più il gruppo che si deve creare per poter ambire all'obiettivo finale. Sì, sono contento della prestazione dei ragazzi. Normale che siamo partiti i primi 20-25 minuti del primo tempo non benissimo, un po' contratti, non eravamo liberi mentalmente nel giocare la palla, abbiamo avuto due leggerezze in fase difensiva, abbiamo rischiato anche di andare in svantaggio, poi nel secondo tempo la partita è stata dominata, normale che la pecca è stata quella di fare gol, però dovevamo chiudere la partita perché abbiamo avuto 6-7 occasioni per fare gol e non l'abbiamo fatto. C'era un gol netto di Sputore che l'arbitro ha fischiato fuori gioco, che era nettissimo, però c'è anche da dire che oggi, non so se avete visto, una situazione un po' particolare, perché avevamo fuori 6 persone, di cui 2 che erano in campo hanno giocato con infiltrazione. Quindi è normale che noi non molliamo, noi vogliamo arrivare in alto, questo non è una... Io non è che voglio mettere le mani avanti, anzi noi il nostro obiettivo è quello di vincere, però dobbiamo capire tutti quanti che è dura, perché ne siamo pochi, giustamente ne siamo pochi per quello che sapete, perché siamo partiti in ritardo, è complicato, però noi ce la stiamo mettendo tutti, ragazzi, ci sono 2-3 oggi che, come ho detto prima, hanno giocato con infiltrazione. È normale che l'unico giocatore davanti che abbiamo di riferimento si è sentito tantissimo, perché è normale mettere lì Palumbo, è un sacrificio, perché Palumbo è un giocatore che gli piace giocare faccia alla porta, non spalla alla porta, fa troppa fatica. È normale che un giocatore come Nikita oggi serviva come il pane, perché oggi un giocatore come Nikita avrebbe fatto 3-4 gol con quelle occasioni. Però la situazione è questa, noi non ci nascondiamo il nostro obiettivo, non ci tiriamo indietro perché noi vogliamo arrivare in alto, però fino a dicembre sarà dura, perché fin quando non si riapre il mercato giustamente non è facile, perché i giocatori adesso non arrivano. Abbiamo avuto la fortuna di prendere Matteo Di Giacomo, ma noi è normale che a livello di under siamo cortissimi. Oggi Cozzi doveva giocare titolare, ma non ha potuto giocare per un problema alla caviglia, quindi l'ho dovuto portare in panchina. Però questo spirito della squadra mi dà grossa fiducia, perché questa squadra non molla, questi ragazzi non mollano, tra mille difficoltà non mollano e vogliono arrivare in alto. È stato importantissimo, però come ho detto prima, il primo tempo abbiamo avuto 2 leggerezze e abbiamo rischiato di andare in svantaggio immeritatamente, anche se loro stavano facendo benino. Però oggi la squadra dal punto di vista difensivo mi è piaciuta tanto, però nel secondo tempo abbiamo fatto anche bene in fase di possesso, abbiamo avuto tantissime occasioni per fare gol e ci manca ancora quella cattiveria sotto porta che queste partite le devi chiudere, perché poi alla fine una palla sporca rischi di pareggiare una partita immeritatamente. Io non parlo, adesso sinceramente la condizione va migliorando, non mi nascondo che va migliorando, è normale, a livello numerico siamo corti giustamente, oggi Antonelli è uscito per crampi perché in settimana si è allenato poco. Cozzi, come ho detto, non ha potuto giocare. Tato si è fatto male. Il Calderaro ieri si è fatto male in rifinitura, si è fatto male alla coscia. Pepe sapete che sta male. Andreozzi sta fuori per 2-3 mesi. Milozzi la stessa. Andreozzi si è strappato, quindi deve stare fuori per almeno 1 mese e mezzo. Diciamo che dal punto di vista numerico ma si sapeva. Però lo dico, io non mi nasco, io se vedo che era una squadra che ha così tanta voglia di portare a casa la vittoria, tra mille difficoltà io sono molto molto fiducioso. È normale che dura, però non ci dobbiamo nascondere, il nostro obiettivo è quello di vincere, ci proveremo fino alla fine. È normale che dobbiamo, tra virgolette, abbozzare, passatemi il termine, arrivare fino a dicembre quando si riaprirà il mercato, che giustamente questa squadra va rinforzata, ma a livello numerico, non a livello di qualità e a livello umano. Ma adesso è un giocatore, un under importante per noi, ma alla fine noi a livello di under quelli che ci sono tutti giocatori validi, che
che stanno dicendo la loro, stanno facendo il bene. I cambi alla fine io l'ho tolto più che altro per infortunio, perché sinceramente non lo toglievo. L'intenzione era quella di togliere Marconi e mettere Scutore. I cambi oggi i ragazzi sono entrati bene, hanno fatto bene, ma come hanno fatto la stessa cosa hanno fatto appena. Qui quelli che ci sono tutti giocatori forti, giocatori che hanno voglia di mostrare il loro valore, e adesso sinceramente lo posso dire, stanno dimostrando veramente di poter indossare questa maglia, che questo, ragazzi, è vero che stanno in categoria e in promozione, si chiama sempre Teramo, è una maglia pesante, tutto rispetto delle altre squadre, ma questo non è facile giocare a Teramo, e loro stanno dimostrando che lo possono fare tranquillamente. Cosa è successo? Che la forza dell'avversario ci ha abbassati e prima o poi il gol lo prende, insomma, contro questo potenziale, questa forza, ci sta, dai. Non era la partita dove dovevamo fare iniziare il nostro percorso, probabilmente inizia con un avversario domenica, che è un avversario sulla carta almeno alla nostra portata. Beh, sono due ottime squadre. Sinceramente il punteggio di domenica, la sconfitta è un po' larga, forse un po' troppo. E poi sul campo si era vista un'altra partita. Oggi contro questo pubblico, questa forza, anche questa loro determinazione probabilmente ha prevalso e ha fatto la differenza. Sì, vabbè, è una squadra giovane la mia, poi oggi avevamo anche diversi giocatori fuori. È chiaro che la forza dell'avversario ci ha anche impedito di giocare, perché la mia squadra di solito fa altre partite, però ci sta, insomma, venire qua non è che puoi pretendere di giocarti la partita fino alla fine. Guardi, non l'ho capito neanche io, poi alla fine io stavo richiamando il portiere perché si stava praticamente, ha beccato un'ammonizione, eravamo nel tempo di recupero, io stavo sollecitando e stavo richiamando il mio portiere, e poi mi è stato detto che non me ne ero manco accorto, che praticamente avevo superato l'area tecnica, giusta, ammonizione, espulsione giusta.